Ciao a tutti, un bacione enorme dalla vostra amica, come avete visto sotto, non so, sto impazzendo, riapriranno proprio i manicomi qua in zona Bergamo e io sarò la prima ospite. Non posso farne meno, cioè non lo so, o mi faccio legare in casa dalla mia family, non lo so, perché veramente, Tiger ancora, non ce la faccio più, direte, non ce la faccio più Nika, sopportatemi così. A me piace andarci, mi piace comprare le mie cosine, poi adesso che, come sapete, ho iniziato la mia agenda, tra virgolette, perché non è agenda con i giorni, lo sapete, ve l'avevo già detto in un altro video, è tutto un po' il mio block notes, tutta una cosa di appunti che mi piace decorare, disegnare, fare tutto. E allora, adesso vi faccio vedere. Allora, cosa ho acquistato? Butto fuori un po' tutto, così faccio rumore solo una volta col sacchetto e non vi torturo le orecchie, povere stelle. Allora, prima cosina che ho preso, che ho già aperto, vabbè, perché la Nika è curiosa, è donna, cosa deve fare? Sì, sono donna. Questa ha un euro, che ha la mollettina, e questa melina, non sono post-it perché non sono adesivi, è un... sono dei fogliettini per gli appunti, va sempre bene, poi sono troppo bellini, e la mollettina io credo che serva per mettere tra i primi due fogli in modo che permetta questa mela di stare in piedi, che non sta in piedi, forse devo legarne magari qualcuno di più per fare in modo che si arricci, comunque sta in piedi così, carina dai, cucciosa. Un euro, era un po' che sono in giro, da quando si è uscita la collezione della frutta, credo. Poi a 3 euro ho preso questi timbrini, che io avevo già preso a 1 euro, quello a rollino che si mette sulla matita, come quello che aveva mia figlia Sharon, e rosa. Adesso ho preso questi qua a 3 euro, che ho già aperto perché dovevo guardare, dovevo sbirciare, dovevo provarli prima di fare il video, perché stavolta non l'ho fatto immediato il video. E comunque sono 3 e hanno la farfallina, l'uccellino e la petta, i disegni, non so se si vedono. Comunque vabbè, adesso vi faccio vedere, proviamo questo con la farfallina. Aspettate, perché sì, infatti non è che esce, perché giustamente non ho un piano e non è un foglio decente, però mi sembra che abbia macchiato un po', forse non sono proprio così perfetti, però vabbè, si fa di cosa ogni volta qua per chiuderlo. Ah, perché non è tutto uguale mica così, bisogna stare qua ogni volta a cercare. Vabbè, proveremo come sono. Comunque è uscita una gran schifezza. Vabbè, vedremo sul foglio, vedremo. Mi sembra che abbia sbavato tutto l'inchiostro, non lo so. Comunque adesso li appoggio delicatamente qua. Perché non voglio sporcare niente, infatti. Poi ho preso ancora due washi Deco, non lo so. Deco sì. 50 centesimi l'uno c'erano ancora, allora li ho presi. Un euro, due rotolini buoni, perché adesso li sto usando, sto decorando tutte le pagine. Mi piace molto fare i contorni con questi nastrini colorati, sono stupendi. A 1 euro ve l'ho detto. Poi a 1 euro ho preso queste graffettine, sempre utili, perché le avevo in casa tante, ma fra me e mia figlia che abbiamo iniziato con queste agende a ste decorare qua, le abbiamo usate una cifra, allora bene. C'erano anche più grandi, ma ho preso queste piccole. Poi ho preso a 1 euro questa, che l'ho vista da tantissime youtuber che l'hanno presa, mi sembrano soddisfatte comunque, non vediamo. Comunque la per fare i buchi, fa un buco logicamente perché è piccina, poi c'ha sotto la sua contenitore che poi andrà a svuotare il pallino della carta che rimane, però dai, vedremo come funziona. Un euro, ma che vada, se non va, pace, devo fare un gelato in meno, perché il gelato costa di più. Poi andiamo a farvi vedere questi che avevo già preso e sono, li ho ripresi perché servono in casa, no, adesso ne ho usati già pochi dell'altro pacchettino che appunto c'era nel video precedente, che non so, sto capendo più niente, video acquisti di qua, video acquisti di là, vi tiro matta anche voi, fa niente, sopportatemi così. Sono quei gommini che vanno nelle ante, insomma, i miei figli, vi spiego, quando chiudono la sera, qualsiasi orario del giorno le ante, spatta, pum, pam, pim, il terremoto, allora metti queste, già si ammortizza un po' di più, sono quei gommini da metterci, insomma, se avete capito, non lo so, se vi può interessare. Comunque 2 euro. Poi a 2 euro ho preso queste penne che scrivono blu, credo. Andiamo a provare. Vediamo il pezzo di carta di prima. Sì, blu. Vabbè, non è che faccio vedere, perché tanto non è che posso... si vede. Comunque sono di 3 colori. C'è il rosa, questo beigeolino qua e questa verde. E sono effetto tipo marmo. Ha l'effetto tipo del marmo, c'è il disegno che c'è sulla penna, sono carine dai, per 2 euro ho detto mi piace.
Poi andiamo con gli, faccio vedere gli stickers. Allora, ho preso questi a un euro, che non li avevo mai visti, ma perché erano proprio dietro. Io sono stata lì a muovere tutti i pacchettini, perché all'inizio c'è sempre quello, ti sembra che la fila di cose che c'è solo, invece no, se voi ravanate dietro trovate altri. Infatti ho trovato questi a un euro. Poi ho ripreso questi che avevo già acquistato a un euro, perché li ho usati, li ho attaccati, ho fatto i contorni, li ho messi sulla mia agendina, sono stupendi, bellissimi. Poi a un euro ho ripreso ancora le farfalline, che le avevo già prese anche queste qua, ma sono stupende, attaccano bene, poi hanno quell'effetto qua col glitter, mi piace, sono belle. Poi aspettate che ho perso qualcosa per strada, eccole qua. Poi un euro, 2,50 l'uno, che ero arrivata alla cassa, appunto, ne avevo preso solo uno, la commessa gentilmente mi fa no, queste ne vendono due, ma io lo sapevo perché compro anche quelli coi cuoricini fatti così, che vendono due pezzi, però vabbè, comunque ho preso questi due robottini e matrioschi qua, che sono veramente belli. Poi a 2 euro ho preso questi memo post-it, praticamente fatti a baffetto, non sapevo neanche che esistessero ancora, perché li ho visti nei video di tante ragazze, ma video un po' più vecchi, e invece li ho trovati 2 euro, ho detto fammi riprendere, che sono originali, carini, mi piacciono. Poi qualcosa di vetro, che sapete che le cose ve le incartano. Allora ho preso il temperino, questo fatto così, è di vetro, così. C'erano diversi colori tappi, però a me piace il verde tipo Tiffany, che questo vabbè non lo è, però è bellino, e ha il buchino più largo e il buchino più piccolo per i pastelli più grandi, pastelli più piccoli. È fatto così, vabbè, di vetro, lo metterò sulla mia postation. E poi a un euro ho preso questi, che sembrano, spero, tipo gli Stabilo, sì, vabbè, non esageriamo, perché gli Stabilo sono belli, però vabbè, per un euro, quattro colori, non mi sembrava male. Adesso ne proviamo uno e vediamo com'è. Scusate, prendo il, ebbè sì, il pennino fine, sì, vabbè, gli Stabilo sono molto più belli. Comunque non sto qua neanche in giro, perché tanto non vedete, perciò comunque fidatevi, sono, dai, per un euro quattro colori non è male. Poi cosa manca, vediamo. Ah, ok, allora questo che avevo già preso un'altra volta, quello della versione azzurrina con i fiori azzurrini, verdini, e stavolta a 3 euro ho ripreso questo colore qua che mi piaceva, col rosso, col rosa, volevo anche questo perché ho iniziato appunto a usare l'altro, mi trovo bene. Sono praticamente, per chi non lo sa, ogni pezzo che vedete sono un pezzo così grande come il primo che c'è qua davanti, e praticamente sono delle, sembra stoffa, sì, è stoffa adesiva che puoi ritagliare, puoi fare le forme. Qua dietro dicono di fare questi rigorini qua, questi disegnini qua, di attaccarlo. Comunque io quello che ho azzurro l'ho già usato a fare le striscioline, ho circondato la pagina dell'agenda e attaccalo bene, e sono belli, mi piace l'effetto che fa, stoffa, carini, dai, adesivi. Ho preso anche rosa, 3 euro ve l'ho già detto. E poi 3 euro l'ultima cosa, perché quello che ho rovesciato qua su di me non c'è più niente, è questo, che ne avevo già presi altri due di blocchi logicamente diversi. Questi sono i fogli da 70 grammi e praticamente dentro ci sono tutti questi disegni che ci sono nei quadrati, e per ogni disegno ci sono 4 fogli. Se li faccio vedere aperte, giusto per farvi capire. Allora, vedete, per dire, il primo è questo rosso e ci sono 1, 2, 3, ah no, sono 3, no, 4, scusate, sì, sono giusto, sono 4, 1, 2, 3, 4, insomma, per ogni colore, per ogni decoro ci sono 4 fogli, gattini, poi le nuvolette, guardate che belli che sono, e belli, dai, non sono grossi come fogli, si riescono bene a ritagliare, a fare le cose, a fare quello che avete voglia, voi non lo so, comunque dai, carini. 4 fogli per ogni decorazione qua, belli, mi piacevano, 3 euro anche questi, diciamo che comunque i prezzi che ci sono in giro su queste cosine qua, Tiger, ci si può star bene, perché io penso che se vai in una cartoleria a prendere questi, adesso non lo so, le tabelline, ditemi le voci sulle mie figli, 4, 8, 12, 6, insomma 3 euro, costa 2 euro, 2 euro, 3 euro a Tiger, io penso che 7, 8 euro in cartoleria, dopo non lo so, non è che sono ancora così esperta cartopazzoide, però mi piaceva, lasciamolo fuori, che tanto, e niente. Vi ho fatto vedere anche l'ennesimo video di Tiger, i miei acquisti ancora che ho fatto. Al prossimo video spolliciate se appunto il video vi è piaciuto, se i miei acquisti vi sono piaciuti, e fatemi sapere voi nei commenti se avete anche voi queste cose, se siete pazze come me. Un bacio, al prossimo, ciao dalla vostra Nika.